Buongiorno. Buono, va bene. Giorno. Oggi diciamo giorno. Senza buono, così. Ciao Vale. Oggi faccio l'attrice, eh. Oggi bella bella giornata, è andato tutto bene. Bellissima conferenza, un sacco di belle novità. Niente, tutto uguale. Ma andiamo avanti. Sempre col sorriso. Una bella Paresi oggi, è così. Com'è? Sono credibile? Com'è il sorriso? Credibile? Non faccio l'attrice qua, ci vorrebbe Papini. Papini, mi dai qualche lezione su come recitare e far finta di essere felice anche nel lunedì dopo Conte? Buongiorno. Sorriso Paresi oggi, eh? Così. Eh? Ciao, tutto bene. Bellissima serata. Finalmente delle belle novità per il 4 maggio. Andiamo avanti così. Come va dalle vostre parti? Tutto bene? Il sorriso vi accompagna come me oggi? Paresi, eh? Oggi? Mollettine qua così? Eh? Ma che bella Paresi! Ta! Così. È la giornata giusta per fare yoga. Ecco, è arrivata Valentina. Valentina, oggi sei la mia salvezza. Valentina, la salvezza. Ciao, Bubi! Valentina, oggi Oh, ho tanto bisogno di ciao, te. buongiorno, come andiamo? Allora, siccome a me non piace recitare, oggi ho deciso di trasformare il buongiorno in giorno. Come va? Benissimo. Stavo cercando due mollette, sai quelle dei panni, così? Eh? Così va via. Perché? Non c'è Perché c'è bisogno del qualche. lifting, bisognerebbe mettere le mollette dietro le orecchie, così si risparmierebbero un po' di soldi, che È dici? 50 giorni che mi viene bene sorridere tutte le mattine, stamattina faccio fatica, ma lo faccio per voi. Ascolta, E ma quindi. ascoltami un attimo, ma ieri il signor Conte sembrava un po' ubriaco, non ti ha dato questa sensazione? Un po' No, è che ubriaco. non è. Non ho. Ma no, ma non sai cosa è successo? Non, davvero? No. Ha fatto Cosa? un corso di psicoterapia online di 24 ore senza dormire. Perché ieri Ah, sera doveva fare lo psicologo anche. Non hai visto che nel primo pezzo ha fatto lo sì, però non psicologo? so se hai notato che ogni tanto quando parlava aveva questa lingua che si appiccicava, sembrava che si era fatto un bicchierino prima di entrare in diretta, No, giuro. no, 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 è che fare un corso online 24 ore per diventare psicoterapeuta senza dormire crea Mamma mia. anche queste disfunzioni, capito? Ma sai cosa mi domandavo, Barbie, ieri proprio? Mi domandavo come mai, no? Adesso è una mia. Allora, aprono i mercati a Milano, i mercati rionali, dove comunque ci sono 400 morti ancora al giorno. E in Puglia, cioè nella mia, dove vivo io, a Foggia, ne abbiamo, cioè abbiamo 8-9 casi al giorno e i mercati rionali non aprono. Cioè, non comprendo Sì, ma questa allora cosa. Vale, se vogliamo metterci a fare domande, facciamo una diretta di 5 ore perché di domande oggi ne avrei tante. Non so, tipo, come mai le cartelle esattoriali arrivano sempre puntuali e ti trovano e Bravissima. io per chiedere 600 cazzo di euro ho dovuto dirgli anche quante volte piscio al giorno? Così, eh? Domandina. Ma va bene, facciamo yoga oggi che è meglio, Mettiamo guarda. yoga, va che è meglio, mettiamoci giù a Ok. Io proprio lavorare. oggi farei anche la danza classica dell'ippopotamo se servisse a qualcosa. Così. Eh? Com'era il Hai piccolo della Disney dove ragione. c'erano gli ippopotami? Sì, Ecco, brava. anche la mano dice facciamo yoga oggi che è meglio. Sì, dai. Avremo i soliti problemi di riprese perché siamo due bionde, abbiate pazienza, ma non è che due Barbie, bionde quando è ogni che tanto. vieni in Puglia? Vieni in Puglia, ho voglia di vederti. Allora, se è come dicono, da giugno ci si potrebbe muovere, anche se io in teoria prima, dovendo venire a fare la manutenzione del terreno, dovendo venire a curare gli ulivi, Non eccetera, riesci a potrei venire venire su giù anche prima? prima. Facciamo Brava, giù prima. che mi taro sul 1º giugno, tanto il 1º giugno aprono i parrucchieri, ma i parrucchieri sono chiusi lunedì, quindi è Parliamo. inutile che sto a Milano il 1º giugno. Te lo È faccio io il bellissimo comunque. colore. Te lo faccio io il colore, dai, ormai sono diventata brava. No, sì, Mamma. scusami, Gianfri, non solo gli avvocati, anche i notai hanno chiesto i 600 euro, ma possiamo sorvolare anche su questo, grazie. Comunque mi fa piacere che i parrucchieri aprano il 1º giugno, che è lunedì, e che il 2 giugno sia festa. Ecco, Giovanni Terzi, buongiorno. No, ma è bellissimo aprire i Apro un parrucchieri lunedì, numero. che martedì è pure festa. Quindi, vedete la mia ricrescita?
Mamma mia. Abituatevi alla mia ricrescita! La farò diventare di moda. Farò diventare la ricrescita una cosa che va di moda. Sei figa se hai la ricrescita. Per Ah, fortuna non ho i ok. baffi. Almeno i baffi non ce li ho. Siamo Pazza. bionde, almeno quello, in quello siamo fortunate con i peli, dai. Pensare a quelle nere Vabbè. nere che devono cerarsi Lunedì, di 1º colpo. giugno possono stare aperti i parrucchieri. Pensa quanto sono contenti. Meno male, va, una bella notizia. Dai, 1º giugno tutti dal parrucchiere. Facciamo yoga, va? Mettiamo giù? No. Sì, va. Andiamo giù? Sì. Andiamo giù. Allora, sarà sempre un su e giù qua, ragazzi. E, oh, adesso faccio la battutona. L'unico su e giù che si può fare in quarantena è questo. Affancuore, va. Comunque, stavo pensando una cosa, Vale. Sono Dimmi. andato a guardarmi bene la definizione di congiunti. Aspetta che metto qualcosa per alzarlo qui, perché sennò... Congiunti, oltre a i parenti, congiunti sono anche le flotte aeree e le flotte navali. Quindi stavo pensando una cosa. Se voglio cenare con uno, gli mando un costume d'aereo, viene vestito d'aereo. No. Beh, a questo È che ho punto. guardato su Amazon, ma i costumi d'aereo ci sono solo per i bambini. Angelo! Angelo, andiamo in Puglia, ti prego! Quando partiamo, Angelo? Primo giugno, per favore! Prendiamo il treno assieme, Angelo? Tu col tuo microfono, io col mio microfono? Eh? M'hai fatto piangere mezz'ora col tuo video degli abbracci ieri sera, tacci tua, va? Va bene. Chi, io? No, No, io. Angelo! Angelo è il mio amico di Vabbè. Ospuni, quello che c'ha la casa Ospuni. Ieri sera ha Ah, postato su ok. Facebook un video che ha fatto del suo compleanno e dell'ultima festa che abbiamo, anzi, vabbè, l'ultima festa che abbiamo fatto a casa loro e ha montato tutti i pezzettoni dove ci abbracciavamo. Belli. Cadorna per Bisceglie, sì, Angelo, prenotiamo assieme, ti prego, Cadorna E mi Bisceglie. dicono perché li abbraccio da sola in questo momento, a me non mi abbraccio. Vabbè, dai. Andiamoci giù, ok. Allora, spalle lontano dalle orecchie, gomiti verso il punto vita, pollice e indice a contatto, le spalle sono rilassate, il mento verso il punto vita e schiena sempre Aspetta, nella linea aspetta, aspetta che retta. tolgo i commenti che mi sono dimenticata. Baci a tutti, li riattacco dopo i commenti. Eccoci Pancia contratta, va, mento verso lo sterno, schiena sempre in allungamento verso l'altro, come un filo che dalla sommità del capo mi tira verso l'altro. Comincio a inspirare col naso, espirare con la bocca, uraka, inspiro, e rechaka, espiro, uraka, inspiro. Rechaka, espiro. Adesso inspiro solo col naso, inspiro col naso e espiro col naso. Uraka, inspiro e rechaka, espiro. 3 volte, uraka, inspiro. Rechaka, espiro. Uraka. Rechaka, sciolgo, apro gli occhi, se voglio, inclinazioni del capo e allungo e via 1, 2, espiro, abbino sempre, respiro al movimento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rotazione, mento verso la spalla e vado e via 1, sempre gomiti verso il punto vita, 3, così allontano le spalle dalle orecchie, sciolgo la tensione sulle spalle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciolgo, vinto allo sterno, inspiro quando il mento è indietro, espiro quando il mento è allo sterno, inspiro, espiro, 2, inspiro, espiro, 3, inverto sull'antero lato, inspiro, espiro, 1, inspiro, espiro, 2, inspiro, espiro, 3, mantengo, sempre i gomiti verso il punto vita, mantengo la posizione, respiro. E sciolgo, spingo i gomiti indietro, sciolgo le spalle, abbandono le braccia nella caduta, creo peso, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 al contrario, vai via 1, abbandono bene le spalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano a lato, inclinazione del busto, espiro, 1, butto fuori l'espirazione dalla punta delle dita delle mani con l'immaginazione, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantengo, non chiudo la spalla, apro, spingo bene il punto vita, allungo bene, mantengo e respiro. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro, torno, inspiro, espiro, allungo sull'altro lato. Ciao Dani, vieni a fare lezione. Espiro 1, inspiro, espiro 2, inspiro, espiro 3, sciolgo, mi porto il quadrupedia. C'ha lezione Daniele la mattina, sempre. Ah, ok, perfetto, C'ha 5 minuti di pausa, basta. punto gli avampiedi, antero e retro, inspiro, espiro, porto l'ombelico alla colonna, disegno la cicola schiena, invito allo sterno, inspiro, torno, espiro, mento allo sterno, spinta bene della schiena verso l'alto, inspiro, antero. Espiro, inspiro, anteroversione del bacino, respiro, porto bene l'ombelico alla colonna e disegno la cicola schiena, inspiro, torno, espiro, inspiro. Mi ricordo sempre altezza spalla gomito perpendicolari, sei perfetta, espiro, porto bene l'ombelico, il mulabandha alla colonna, inspiro, rientro, espiro, mantengo, tre respiri solo col naso, inspiro, espiro 1, inspiro. Espiro 2, inspiro, espiro 3, sciolgo. Perfetto, mi allungo, mantengo i glutei sollevati, mantengo Shashankasana, ombelico bene alla colonna, mi allungo come se mi arrampicassi su una parete, allungo bene, prima un braccio, poi l'altro allungo la schiena. 1, 2, 3, dove sei? Ho spostato il tappeto. Ok, Arrivo. 3, 4, 5, allungo bene 6, 7, 8, 9, 10, passo il braccio sinistro sotto il destro, appoggio la mia tempia al tappetino e mantengo, rilasso la spalla, sciolgo sull'altro lato, allungo il sinistro e porto sotto il destro. E appoggio la tempia, allungo e respiro e sciolgo, torno, punto gli avampiedi e mi porto nella posizione di Meruasana alla montagna, allungo, perfetto, aspetta che io mi devo sistemare la maglia, se no tra un po' rimando nuda, ok, perfetto. Fletto ed estendo il ginocchio alla volta, accompagno giù prima un tallone, poi l'altro. Fletto un ginocchio, allungo, due, allungo bene, espiro, tre, quattro, cinque, allungo, sei, sette, otto, nove e dieci, mantengo, uno streccia, l'altro allunga, cerca di spingere la schiena anche, Babi. Allunga, brava, gli ischi al soffitto, allungo bene, respiro. Cambio, inspiro e espiro sull'altro lato, allungo bene, cerco di portare la testa fra le braccia e respiro, brava.
Fletto tutte e due le ginocchia, chiudo bene le ginocchia, allungo bene la schiena, piccoli molleggi, allungo, schischi al soffitto, brava, due, butto fuori aria, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Sposto leggermente ancora le mani avanti e divarico le gambe. Rimango nella stessa posizione, apro un braccio verso l'altro, riporto la mano giù, Babi. Apro No, non ti e... vedo. Ah, ok. Ok, brava. Uno, due, tre, quattro. E butto fuori l'aria verso la mano. Cinque, sei, sette, otto, nove. E 10, fletto le ginocchia, porto le mani indietro, flettendo, ok, sono così, e stendo, perfetto, mano al centro, o pugno, e apro come prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantengo, porto il braccio dietro il punto vita, apro bene la spalla, perfetto, così mantengo, cambio la terra, l'altro, apro e porto dietro e sciolgo, fletto le ginocchia e srotolo e salgo. Perfetto, mi abbraccio, il mio solito abbraccio, visto che non ci rimane altro, radico bene i piedi al tappetino, non si scolla e vado in traslazione. Un bel pendolo e faccio dei cerchi col mio addome, stabilizzo bene l'addome, i glutei, creo peso, 4, 5, 6, butto fuori aria. 7 quando torno avanti col corpo, 8, 9, 10 al contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 extra ruoto, babi e fletto, antero e retro, non mollo la retroversione, così proteggo sempre le mie vertebre lombari. E vado 1, contraggo bene i glutei, 4, 5, butto fuori aria quando l'obelico rientra, 6, 7, 8, 9, 10, mantengo glutei contratti, mula bandha, obelico alla colonna, non mollo l'addome, sollevo le mani in Garudasana, Babi, perfetto, piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciolgo. Perfetto. Utthita Tadasana, inspiro, chiudo, inspiro, espiro, sollevo un arto e porto le mani verso l'alto. 1, vai, vai. 1, porta il piede verso il ginocchio, verso il petto. 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mantengo, apro bene le dita delle mani, le tengo aperte verso il cielo, mantengo il piede sollevato, centralizzo la mia forza sulla gamba che sono in appoggio, fisso un punto e mantengo. Respiro, non rimango in apnea. Sciolgo, cambio, inspiro, torno, espiro, eseguo sull'altro lato. Dita bene aperte e respiro, mantengo. E sciolgo, mani sul punto vita o se preferisco le posso tenere parallele. Vado in circonduzione della gamba. Due, tre, visto che l'altra volta l'abbiamo fatto così, lo facciamo un po' più difficile. Tre, quattro. 5, 6, 7,
8, 9, 10, mantengo mano destra verso la tempia e l'altra all'interno, brava, mantengo, prova a mantenere sul lavoro, sull'equilibrio, cambio, inspiro e espiro, provo sull'altro lato, sciolgo, chiudo, serro bene, contraggo glutei e gambe, cosce, interno cosce. Un bel un Uttanasana dinamico. Inspiro e espiro, scendo, scuoto e vado via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantengo. Piccoli molleggi, cerco la sedia, porto il peso indietro e non in avanti, non porto il busto in avanti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo, apro, vado. Inclinazioni del busto, allungo bene. 1, 2, 3, scusate, ma mi leggo i capelli. 4, 5, 6, appoggia la mano sul fianco così ti allunghi meglio. 7, 8, 9 e 10, torno, incrocio le mani dietro e allungo sul lato, brava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno, inspiro, leggo sull'altro lato e allungo 1, 2, 3, 4, divarica un po' le gambe, 5, 6, brava, 7, 8, 9 e 10, sciolgo. Afferro i miei gomitini, divarico le mie gambe e abbandono il busto verso il pavimento. Chiudo gli occhi e abbandono proprio. 1, 2, abbandono. 3, chiudo gli occhi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sciolgo, mi giro verso il piede sinistro. Aspetta, Barbarella. Allora, mi giro, sono così, mi giro e faccio scivolare la gamba dietro. Perfetto. E vado con i molleggi. 1, Asvasciankalana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano sul ginocchio, altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantengo, sguardo in avanti, appoggio il piede dietro, il dorso del piede, della gamba estesa, perfetto, fletto ed estesa, appoggio la gamba dietro, ginocchio. Appoggio, appoggio la gamba dietro, quella che c'hai estesa, va. Non vedo da lontano. Ah, sei Questa. tu così? Ok. Allora fai più vedere, Appoggio. mi faccio vicino perché sennò non vedo. Fletto ed estendo la gamba avanti, allungo bene gli ischioforali. E vado via. 1, 2, 3. Espiro quando allungo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mantengo, allungo bene, posso accarezzarmi dove mi fa male, allungo e respiro, 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, sollevo l'avampiede, mantengo il tallone, il peso sul tallone, allungo sempre, porto la fronte verso il ginocchio. Così allungo bene, respiro. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, sciolgo. Affondi sulle braccia. Li facciamo in asse oggi? No, non ce la Eh? faccio. No, Non ce la fai in asse? perché io ho una piccola frattura sull'alluce, tata, non riesco a appoggiarmi sul Allora dito. andiamo giù così, mantengo le ginocchia in appoggio. Fletto ed estendo i gomiti, vado via 1, 2, 3,
4, non cedermi col bacino, mantieni sempre la retroversione, 4, 5, 6, 7, espiro, 8, 9 e 10 mantengo, 1001, 1002, 1003 mi allungo, Sasha in casa. Perfetto, extraruoto, mani fuori dal tappetino. Retroversione del bacino, contraggo i glutei, fletto, spinta bene dei gomiti in fuori e vado 1. Butto fuori aria quando scendo, 4, brava, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo, 1001, 1002, 1003, mi allungo, Sciascia in casa, la recupero. Ascella pezzata, un caldo oggi io. No, ma Anche fa qua. proprio No, caldo qua. No, ma fa caldo qua in Puglia oggi. anche qua. E sciolgo. Destro avanti. Se abbiamo lavorato col sinistro o cambiamo, in base all'arto con cui ha lavorato, decido. Spingo bene la gamba indietro, tallone spinge indietro, Asva Shankarana molleggi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, mano sul ginocchio, altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggio, piede dietro e il dorso del piede, fletto ed estendo la gamba avanti, 1, ovviamente se non riesco a estenderla il beneficio è uguale, non è che la devo estendere, 4, se non ce la faccio mi accontento, 5, 6, quando allungo espiro, 7, 8, 9 e 10, mantengo bene la luce in appoggio al tappetino, così sento bene strecciare anche questi muscoletti, mi accarezzo se mi fa male, porto il peso sul tallone sollevando l'avampiede e mantengo, porto il ginocchio, la fronte, così allungo bene e sciolgo, braccia parallele, mani parallele, chiuse e gomiti chiusi verso il punto vita, fletto ed estendo, non apro ma mantengo chiuso, piuttosto scendo poco, uno. Così lavoro con questi muscoletti, questi qui, quelli che la cinciotta quando saluti in spiaggia si muove. Esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo, 1001, 1002, 1003, sciolgo, mi allungo, Sciascia in casa. Ti sono venuti tutti i muscoletti qua, eh? Tutti qua. A Cioè, no, forza di far veramente. così, a forza di far così, No, faccio tutto così, cioè, veramente. questo. Oh, bravo, ti sono venuti i muscoletti. Perfetto. E mi porto giù per i dorsali, va. Pancia in giù, posizione prona. Così mi vedo bene. Ok, perfetto. Allora, fronte in appoggio sul palmo delle mani. Siccome l'abbiamo fatto due volte alternando la gamba queste settimane, cerchiamo di tirare su giù gli arti contemporaneamente. Cerco di sollevarli contemporaneamente. Con la testa sempre in appoggio, al tappetino sulle palmo delle mani, se no mi faccio male. Perfetto, e vado 1, così rafforzo bene i dorsali, 2, 3, 4, butto fuori quando salgo 5, 6, contraggo i glutei e salgo 7, 8, 9 e 10, provo a mantenere, fletto ed estendo i piedi, le caviglie, tutte e due, vado 1, 2. 3, 4, tutte e due, solleva quelle gambe. Solo 2, tu, tutte e due.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo. Perfetto. Ok, adesso sollevo braccia parallele alle spalle. Sollevo i piedi, disegno dei cerchi con le mani e con le gambe. 1, 2, 3, contraggo i glutei. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo. Braccia in posizione della sfinge. Altezza. Gomito spalla, inspiro. Espiro serpente dinamico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantengo Bhujangasana. Se posso, retreggio leggermente con le braccia, se no le lascio dove ce le ho. Testa indietro, respiro. 1001, io conto, tira giù le spalle, brava Babi, chiudo bene le scapole. 1002, 1003, 1004 e 1005, sciolgo. Posizione supina. Ok. Perfetto. Portiamo le mani dietro il capo, bicicletta verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al contrario, piedi a martello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciolgo. Ginocchio al petto e l'altra gamba si estende senza appoggiarla. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 1, 2, 3, contengo bene, contratti gli addominali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciolgo. Rilasso. Mani dietro la nuca. Perfetto. Non ti si vede però, cioè tieni la testa su o giù? Sdraiata. Aspetta, mi Sì. vedi? Ok, adesso gomito destro verso ginocchio sinistro. Andiamo con gli obliqui. 1, 2, 3, no, senza alternare. 4, verso Ah, destra, scusa. verso sinistra. 5, 6. 7, 8, 9 e 10, altri 10 dall'altro lato. Gomito sinistro verso ginocchio destro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10, sciolgo, allungo bene le braccia dietro, allungo verso l'alto, sulla verso la testa, perfetto. E respiro, respiro. E sciolgo, afferro la gamba destra, alluccio al soffitto, traziono la coscia al busto. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendo la sinistra. Ok, piede a martello del piede destro e traziono ancora il busto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantengo e respiro. 1001. 1002, 1003, porto le braccia parallele alle spalle, Babi. Mantengo la gamba in alto, disegno dei piccoli cerchi con la gamba destra, senza esagerare, se no posso farmi male le vertebre. 2, una bella.
Bello ampio il cerchio, eh? Due, tre. Brava, attento alla schiena, se no sollevo, se vedo che mi fa male la schiena, posso sollevare la gamba. Brava, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Sciolgo, cambio. Appoggio la gamba destra e estendo la sinistra, alluccio al soffitto, punto a ballerina e traziono la coscia al busto. Io sollevo il collo per guardare la Barbara, ma non va sollevato il collo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantengo, fletto il piede a martello e estendo la gamba destra e traziono ancora il busto. 1, 2. Allungo bene gli ischio crurali, i muscoli dietro la coscia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciolgo, braccia parallele alle spalle, il palmo delle mani è rivolto verso il basso. Piccoli cerchi con la gamba sinistra. 1, lavoro sull'anca. 2, articolazione. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10, sciolgo, porto le ginocchia al petto, porto una sopra l'altra, come se incrociassi le gambe, da figa, sì. Ok, e poi cado sul lato, o sinistro o destro, mantenendo bene in appoggio le braccia parallele alle spalle. Brava, Jatara Parvottanasana, streccio bene, cerco di strecciare bene il gran dorsale, mantengo, respiro nella torsione, inspiro, torno col ginocchio al petto, cambio l'incrocio, cado sull'altro lato, allungo bene. Ciao Dani! Ok, respiro e sciolgo, torno. Ginocchia al petto, abbraccio le mie ginocchia, porto bene il mento verso lo sterno e mi sposto, oscillo, destra, sinistra, senza scrollare il sacro dal pavimento, eh? Mi concentro come mantenendo gli addominali bene in contrazione. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 con una bella spinta mi porto in posizione seduta. Perfetto, pianta dei piedi a contatto, allungo bene la schiena, vado verso l'alto, movimento della farfalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10. Adesso porto la mano sinistra sulla caviglia e allungo, Babi, come se ci dovessimo fare un 5 io e te. 1, 2, 3, e beh, come se ce la facessimo. 3, 4, 5, brava, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Adesso spostiamo l'esercizio che l'altra volta abbiamo fatto da sdraiati, lo facciamo da seduti. Allora, portiamo il piede sinistro un po' più avanti di quello destro. Poi afferriamo il nostro piede. Lo afferriamo. Dobbiamo disegnare la linea che abbiamo disegnato l'altra volta. Fronte, naso, bocca. Ovviamente non curvando la schiena, mantenendo sempre la schiena in posizione dritta. Addome contratto. Se per fare questo mi viene da curvare, lo faccio piccolo, vuol dire che la mia articolazione non è pronta, ok? Inspiro, espiro 1, 2, 3, 4, 5, fronte, naso, bocca, 6, 7, 8, brava Babi, 9. E 10 mantengo, porto tutte e due il palmo delle mani sotto la pianta del piede, spingo il ginocchio sotto la mia ascella. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Adesso afferro la mia gamba come fosse un bambino. Lo prendo tra le braccia e mi sposto sinistra a destra. Oscillo, 1, devo sentire dolore sull'anca, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estendo la gamba davanti. Appoggio il malleolo destro sulla coscia. Brava, spingo giù il ginocchio verso il pavimento. Lo respingo, 1, 2, 3, brava, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantengo, inspiro a lungo e espiro fletto in avanti. Aggancio quello che riesco a agganciare, mi accontento, fletto ed estendo i gomiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abbandono le mani a lato, la fronte verso il ginocchio, abbandono e respiro, abbandono le tensioni e respiro. 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005. Sciolgo, entro nella posizione Padma Dandasana, porto sulle braccia verso l'alto, unisco il palmo delle mani e respiro. 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005. Sciolgo. Perfetto, adesso portiamo il destro in avanti, che è quello che abbiamo lavorato. E il sinistro lo afferriamo tra le nostre mani. Inspiro, fronte, naso, bocca. Lavoriamo anche su questa gamba, poverina. Non la lasciamo da sola. 2, 3, 4, fronte, naso, bocca. 5, 6, 7, 8, espiro. 9 e 10, mani sotto la pianta del piede, respingo la mia gamba portando il ginocchio sotto l'ascella. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afferro la mia gamba come se afferrassi un bambino tra le braccia e mi sposto sinistra, destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, bravissima. Estendo la gamba, brava, appoggio il malleolo sinistro sulla coscia destra, spingo. Noteremo come una parte del corpo è sempre più snodata dell'altra o mantiene più l'equilibrio dell'altro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantengo, inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, espiro, aggancio quello che riesco a agganciare. Brava, fletto ed estendo i miei gomiti. 1, come sei bella stamattina però. 2, hai capito? 3, Grazie. 4, 5, anzi ti dirò che con i pantaloni stretti stai molto meglio. 6, 7, 8, 9 e 10. Abbandono le mie mani a lato, la mia fronte sempre verso il ginocchio, così allungo bene tutti i miei muscoletti e respiro, respiro e sciolgo, torno, sollevo le mani, congiungo le mani verso l'altro, allungo bene e mantengo Padma Dandasana e respiro. 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, sciolgo. Perfetto, va, ci facciamo il nostro pranayama per buttare fuori, facciamo Bastrika pranayama. Se riusciamo a mantenere il mezzo loto, perché ce l'ho fatta, lo mantengo. Se riesco a farlo intero, visto che ci sei riuscita, lo mantengo. Se no, mi accontento di mantenere le mie gambe così, va bene lo stesso, non ha importanza. Perfetto, ok. Allora, rilasso il collo, le spalle,
Mi centro bene, porto la concentrazione, contraggo bene nulla banda. Un bel respiro profondo prima di cominciare il pranayama. Perfetto, Puraka inspiro. Kumbhaka, contraggo, serro i pugni con forza, tutto quello che riesco a contrarre, contrarrò più forte che posso. Reshaka! Cerco di buttare fuori dalla pancia. Inizialmente uscirà l'aria dal nostro petto, ma poi pian piano, prendendo confidenza, riusciremo a farlo. Puraka, inspiro. Kumbhaka, contraggo. Penso all'esperienza che voglio buttare fuori dal corpo, l'afferro, Reshaka, e butto fuori. L'ultima volta, Puraka. Kumbhaka, contraggo, serro i pugni con forza, tutto quello che riesco a contrarre, con forza, forza, Reshaka. E sciolgo. Andiamo a farci la nostra sequenzina. Sappi che io ho buttato fuori Conte in questo Brava, perfetto. E adesso ci andiamo a fare la sequenzina che è per raccogliere le posizioni, le asana che abbiamo fatto in queste 3 settimane e poi andiamo a farci il relax. Però questa volta l'ho fatto uno diverso. Ce la facciamo? Quanti calcola che manca un quarto d'ora alla fine della diretta. restano? E allora niente, allora facciamoci direttamente. Allora facciamo così, facciamo giusto l'albero. No, possiamo continuare dopo, basta che non interrompiamo nel durante, capito? Ah, brava. Possiamo Ok, farla no. ripartire? Allora facciamo così. Adesso ci facciamo una piccola sequenzina e ce la Poi facciamo sia in... interrompiamo e poi Brava, ce ripartiamo. la facciamo sia in un lato che nell'altro. E poi Ok. ci andiamo a fare il nostro relax perché dobbiamo sdraiarci in Savasana. Voglio andare... Allora, praticamente voglio portare il prana, che cos'è il prana? È l'energia vitale che abbiamo nell'aria, ma anche un essere individuo, tutti gli esseri hanno, anche un soprammobile ci puoi mettere del prana. Voglio praticamente fare un relax che mi va a portare la mia respirazione, la mia energia vitale in tutte le parti del corpo che io nominerò. Per cui partiremo dalla punta dei piedi alla testa, Ok, allora partendo per fare quello articolazione. faccio ripartire la diretta, ok? Bravissima, per cui adesso ci facciamo questa sequenzina e poi ci andiamo a fare il nostro relax, va bene? Perfetto, grazie. Grazie. Quindi Alzo. in piedi? Dai, è ginnastica anche quella, scendere, salire, scendere, salire. È l'unica Bello, ginnastica che si può bravo. fare adesso di scendere e salire. Che Per noi cavolo qua. single, per voi che convivete, no, però per noi Ma che single, conviviamo, amore mio. salgo, scendo. Non mi fare dire nulla. Ok. Zitta! Ci sentono. Ce lo diciamo io e te dopo. Nemico ci ascolta. Allora, no, partiamo qui da Tadasana, che è la posizione di partenza. Inspiro e espiro, provo a eseguire l'albero. Posso farlo anche con le mani sul punto vita se mi crea più sicurezza. Posso prendere un bastone per mantenere l'equilibrio, posso appoggiarmi alla porta, al muro, posso mantenere le mani in preghiera sulla vita o portarle verso l'alto. Il bello dello yoga che si fa in qualunque età e i benefici sono gli stessi per qualunque posizione si mantenga, sia a metà che intera. E respiro sempre nella posizione che mantengo, eh? Sciolgo e lo eseguiamo sull'altro lato. Stesso lavoro, vedrò, questa è una posizione sull'equilibrio, come sul lato io riesco a mantenere la posizione meglio che su un altro lato. E decido come mantenere, bastone, porta, mano in preghiera, appunto lì. Inspiro. Porto le mani in preghiera, torno giù col piede, mi siedo, la sedia. Perfetto. E respiro. Inspiro e espiro, mi chiudo, Padastasana. Dai,
verso terra, abbandono bene il busto in avanti, come quando faccio il saluto al sole. Porto il destro indietro, con le mani di lato, sono in Svasthankarana. Perfetto. Ok, appoggio il ginocchio dietro, appoggio. Ok, mano sinistra all'interno del piede. Apro Pajva Konasana. Porto la mano dietro, apro bene la spalla. Magari ci faccio passare anche questa mano sotto la coscia e aggancio dietro se riesco. Questa la passo sotto. Sì, brava, no, no, davanti, davanti. Come ce l'avevi prima? Davanti. Falla passare sotto, magari riesco ad agganciare la mano dietro. Se vado troppo avanti, no, mantengo questa. Ok, perfetto. Adesso appoggio la mano destra a terra. Destra. E apro sull'altro lato. Triangolo inverso. Paravritti Pajva Konasana, mantengo. Perfetto. Inspiro, torno in avanti, inspiro, torno, va, torno, inspiro, torno, espiro, l'eroe a metà, Janu Virabhadrasana. Apro le mani parallele alle spalle, ok, apro su, perfetto, sguardo la mano dietro. Appoggio la mano dietro, se posso, sul polpaccio e allungo indietro. Brava. Torno. Appoggio le mani a lato. Porto il sinistro indietro. Mi siedo sui talloni. Aspetta che devo tornare lì perché da lontano non vedo un tubo. Praticamente noi eravamo così, abbiamo portato l'altro giù, ci sediamo sui talloni, ho le mani in preghiera, o verso l'alto, mantengo Vajrasana. Perfetto. Fletto il busto verso sinistra. Ok. Perfetto. Porto la gamba sopra, ti ricordi? E la chiudo sopra. O la tengo aperta come preferisco, non è importante. Poi sollevo il braccio sinistro e mantengo Gonkasana. Ok, brava. Testa in appoggio sul braccio in allungamento, mantengo e respiro, Contraggo bene il Mula Bandha. Respiro. Fletto leggermente il busto in avanti, mantenendo la schiena dritta. Torno. Adesso il destro, il piede sopra, si sposta in avanti, va, senza fare tanto movimento. L'altro esce e si congiunge. Perfetto. Entro con le mani dentro, entro in Kurmasana. Cerco di portare la fronte ai talloni, mantengo questa posizione, 5 respiri. E respiro bene. Ok, poi torno, estendo le mie gambe, sono in Dandasana. Inspiro, allungo verso l'alto, fletto il busto in avanti. Mantengo Paschimottanasana, allungo e mantengo. 3 respiri, solo con l'altro. La mia sensazione è sempre la stessa, quella di appoggiare l'addome sulle cosce. Appoggiare l'addome sulle cosce. Cerco sempre, non ha importanza, ma è proprio di tenere indietro le spalle e appoggiare l'addome sulle cosce. Respiro. Torno. Provo a vedere se riesco a eseguire la mezza posizione del loto. Per cui sono andata a lavorare. Ci provo. Perfetto, ci andiamo a fare il nostro relax, Babi. Allora, rimanete connessi nel senso che stacco e riattacco, ok? Quindi ricollegatevi.
Ok.